Questa è una storia vera. Quante volte vi è stato detto così all'inizio di un film? A volte significa che in un film su Napoleone, qualsiasi somiglianza tra ciò che fece in vita e quel che farà sullo schermo è puramente casuale. Questa però è una storia vera. Storia di una giovane e sconcertante donna che alcuni anni fa, in una città di Georgia, all'improvviso prese a comportarsi in maniera del tutto insolita. Beh, non c'è nulla di strano in questo, capita a tutti. Tutti abbiamo una segreta tendenza ad agire come qualcuno che ammiriamo molto. Uno scrittore ha osservato che dentro ogni Sancho Pancia un Don Chisciotte lotta per comparire. Anche se potrà sembrare incredibile, in questa semplice donna due spiccate e diverse personalità si combattevano per prevalere nel suo carattere. Si trattava infatti di un caso tipico di multipla personalità, una cosa di cui tutti i medici hanno letto, ma pochissimi hanno mai visto. Tra questi il dottor Thigpen e il dottor Keckley dell'Università della Georgia, a cui un giorno capitò una donna con una personalità in più del dottor Jekyll. Una relazione sul caso fu inviata all'Associazione Psichiatrica Americana nel 1953 ed è ora un classico della letteratura psichiatrica. Perciò questo film non ha avuto bisogno della fertile fantasia di uno scrittore. La realtà stessa era sensazionale. Tutto quanto vedrete in questo film accadde a una ragazza che chiameremo Eva White e molto del dialogo è tratto dai rapporti clinici del medico che noi chiameremo dottor Luther. Era il 20 agosto del 1951. Tutto bene? Sì, sì. Avanti. La signora White? Sì, signora. Dottor Luther? Sì? C'è la signora White, la signora di cui le ha scritto il dottor Watkins. La faccia entrare. Sì, dottore. Vogliono accomodarsi? Buongiorno, signora White. Buongiorno. Entri, si siede, la prego. Grazie. Signor White? Sì. Una sedia. Grazie. Il dottor Watkins è un mio vecchio amico. Da quanto lo conoscete? È il medico di famiglia. Ah, è un uomo a posto. Molto bravo. Vediamo. Mi dice che lei soffre di forti mal di testa. Sì, dottore, terribile. Ed è soggetta a crisi? Sì, dottore. Come si manifestano? Non so spiegarlo. Proprio non sa dirmi cosa le accade? È quello che chiamate amnesia. Amnesia vuol dire perdere la memoria, è questo che le succede? Sì, proprio questo. E ogni quanto le capita? Anche due volte alla settimana. E il mal di testa quante volte? Come le crisi. Cioè, sempre nello stesso tempo? Sì. Prima ho un terribile mal di testa e poi viene la crisi. E durante la crisi si sente svenire o altri malesseri? No, no, non svengo. È come se... non so. Beh, ecco, per esempio, l'altro giorno, mentre stavo giocando in giardino con Bonnie... tutto a un tratto mi scoppiò un gran mal di testa e quando mi ripresi, cioè quando ripresi conoscenza, era la mattina dopo. Chi è Bonnie? È la mia bambina. Quanti anni ha? 4 anni e mezzo. Figlia unica? Sì. Ho perduto un bambino 4 mesi fa. Capisco. E lei, signora,
Non ricorda affatto cosa è successo? Dove era? Che fece dal momento in cui giocava in giardino con Bonnie al mattino dopo? Non ricordo. Lei si trovava a casa? Me ne tornai a casa appena finito il lavoro. Ah. Ma non vedi niente di strano in lei? Non ha notato qualcosa? Ma non direi, non c'era proprio nulla che fosse diverso dal solito. La signora White trasse giovamento dalle cure dello psichiatra. I mal di testa diminuirono o si fecero meno violenti. Non ebbe più nessuna crisi o perlomeno non se ne rese conto. Ma circa un anno dopo accaddero fatti di tale gravità da far cadere ogni illusione sulla realtà del suo stato. Il primo allarme si ebbe nella tarda mattina di un giorno di primavera. Nessuno in casa? Un momento, che finisco di stendere i panni. Dov'è Bonnie? Eccomi. Ciao tesoro. Ho le scarpe coi tacchi io. Mamma ti dà le sculacciate se ti vede. Mi fa male al piede. Dove l'hai prese? Sono di mamma. Le ha comprate? Le ha portate stamattina un uomo con i vestiti. Quali vestiti? Stanno là. Eva! Dammele. No, no, posso portarle! L'ha detto mamma! Mamma! Che è questa roba? Non l'hai comprata tu? Che stai dicendo? Sarai stata tu? No, credevo un pensiero gentile, ma... C'è il tuo nome. Non spenderei tutti quei soldi. $280. Appunto, dico, un sacco di soldi. E perché c'è il tuo nome? Non ne ho idea, pensavo che tu volessi farmi una sorpresa... Ma te li avrei fatti portare indietro, perché so quanto costano. Accidenti se costano. Mi hai fatto prendere una paura. Ci deve essere stato qualche sbaglio, senz'altro. Ora telefono. Negozio Biive? Sì, signore. In che possiamo servirla? La signorina Effie? Chi è al telefono? Sono Ralph White. Ehi, questa è una sorpresa. Pensavo che fossero già in viaggio per Hollywood. Hollywood? Con tutti i bei vestiti che Eva ha comprato. Sarà orgoglioso di lei. È uno splendore con quei vestiti, specialmente con quello a fiori. Ho detto al direttore? Glieli riporto tutti, signorina, oggi stesso. Vieni dentro e va a lavarti le manine. Non ora, dille di aspettare. Che succede? La chiamerò io. Continua a giocare, tesoro. Ti chiamo quando è pronto. Chiudi la porta. Muoviti. Vieni qui. Vuoi venire qui? Voglia di prenderti a schiaffi. Perché? Che cosa t'hanno detto? Mi hai preso proprio per un idiota, eh? Ma di che stai parlando? Smettila di mentire! Che pensavi facessi? Niente? Che lasciassi correre $280? Ralph, non ho comprato niente. Allora la signorina Effie se l'ha inventato. Ma come? Dice che sono stata proprio io. Proprio così. Ma come può
dirlo, non ne so niente. Vuoi dirmi che non sei andata al negozio a provarti tutti quei vestiti davanti alla signorina Effie? Sì, io non entro in quel negozio da mesi. Sei pazza tu o pensi che lo sia io? Ralph, se li riprenderanno. Certo, vorrei vedere. Rifaccio il patto. No, ci penso io. Lascia fare a me. Sei sorto, ho detto ci penso io. Resta lì. Ti ammazza se t'alzi. Io non l'ho fatto. Ma se l'ho vista io? È la verità, lo giuro. Ma come può dire una cosa simile se l'ho vista con i miei occhi? Se non c'ero io, chissà che succedeva. Non si ricorda di averlo fatto? Non l'ho fatto. E nemmeno i vestiti hai comprato? Darei la vita per la mia bambina. Ma perché pensa che Ralph dica certe cose se non sono vere? Le voglio troppo bene. Sì, tanto bene che non volevi più rivederla il mese scorso. Sa che ha fatto? Andò a Chicago a trovare la cugina e noi, come se non esistessimo più, se la spassava troppo. E quando andai a riprenderla, mi gridò che non voleva più tornare a casa. Così le volevi bene allora, eh? Mi lasci solo con sua moglie per qualche minuto. Sì, sì, se ne infischiava di me, di Bonnie. Solo due minuti. Lei non ha risposto alla mia domanda. Non è vero quello che dice. Cosa non è vero? È più di un anno che non vado a Chicago. Ora mi spieghi lei. Perché suo marito dovrebbe dire delle cose che non sono vere? Non lo so. Ma deve pur esserci un motivo, non crede? Sì, immagino di sì. Ha mai pensato quale può essere? Sì, ci ho pensato. Me lo dice? Forse si vuol portare via la bambina. Con un divorzio? No, forse non così. Forse facendomi credere che divento pazza. È questo che sta tentando? E cos'altro dovrei pensare da quello che dici? Sono pazza. Non ne ho nessuna prova io. Però non lo esclude. Bisogna andare molto cauti nel giudicare. Il fatto che lei abbia dei momenti di amnesia non vuol dire che sia pazza o lo diventi in maniera assoluta. A che serve? Ho capito. Non me lo vuol dire, ma adesso lo so. Come fa lei a saperlo? Perché ora sento anche delle voci. Che genere di voci? Una sola voce. Questo è un sintomo, non è vero? Da quanto tempo la sente? Da mesi. Perché non me lo ha detto prima? E mi dica com'è questa voce? È una voce di donna. Una voce di donna? E non le riesce di identificarla? Non so. A volte mi sembra familiare, ma non saprei riconoscerla. Chi le suggerisce questa voce? Di fare l'attrice. Lasciare Ralph. Prendere Bonnie e fuggire. Cose orribili come queste. Sono proprio pazza, vero? No, non lo si può dire. Ma chi sente delle voci è pazzo, vero? Sì, nel maggior numero dei casi è un sintomo molto grave l'udire delle voci. Ma la differenza nel suo caso è che lei vive nel terrore di questa voce. Sì. Perché la riconosce come un sintomo di malattia. Quelli che realmente perdono la ragione
Non trovano nulla di strano nel sentire delle voci. Quasi sempre ritengono di essere dei privilegiati che hanno come una radio ricevente personale o un radar interno. Sì, ma a volte sembra la mia stessa voce. La sua voce? Questo non cambia nulla. Sì, invece. Lei non vuol dirmelo, ma è così, lo so. Sente meglio? Magnificamente. È stato un mal di testa? No, ma che mal di testa? L'altra ce l'ha, non io. L'altra? Che bell'appartamento è il suo. Oh, ha sempre mal di testa quando esco fuori. È mezza scema, non crede? Ma di chi sta parlando? Di Eva White. Queste calze. È nylon, sono allergica al nylon. Me le tolgo, non le spiace, no? Se vuole. È meglio che si volti, però. È simpatico, ma ci siamo conosciuti ora. Forse tra un po', chissà. Ehi, le piace ballare? Qualche volta. Le piacerebbe ballare con me. Ecco, si volta adesso. Sicché lei non è Eva White. Neanche per sogno. Ehi, le va una di queste sere? Per sua moglie inventi un malato. Cosa mi va? Ballare. Scommetto che lei ci sa fare. Forse mia moglie non è ingenua come crede, ma lasciamo andare. Se lei non è Eva White, chi è? Vuol prendermi in giro? O è lei a prendere in giro me? Sono l'altra Eva, non lo vede? Ha ragione suo marito, allora. Quale marito? Non sono sposata. È da pazzi sposarsi. E Ralph chi sarebbe? Via, dottore, non sposerei mai quell'idiota là. E Bonnie non è sua figlia? Mai avuti incidenti del genere, dottore. Io quante ne deve sapere? Ehi, funziona la radio? C'è un'altra uscita là. Possiamo filarcela senza che lui ci veda. Mi scusi un momento. Non glielo va mica a dire. No, torno subito, aspetti qui. È troppo forte. Mi scusi, torno subito. Allora? Hai mai avuto un caso di multipla personalità? No. E sapresti accertarne l'autenticità? Ah, non lo so, non sono sicuro. Una cosa è certa, ma accorgo immediatamente se il tipo recita. Di chi si tratta? Della signora White, Eva White. Quella scialba donnina che venne mesi fa. Sì, lei. Ah. Tutto bene? Ah, oh, salve. Ha chiamato rinforzi, eh? Posso spengerla? Certo. Cos'è, l'ho impaurita? Conosce il dottor Day? Sicuro, e come? Come sta, signora White? Ci risiamo. No, questa è la signorina White. Piacere, signorina White. Il piacere è mio. Le spiace che ho chiamato un collega? Oh, no, più uomini ci sono, meglio è. Sicché lei non è la signora White.
Ah, ma allora facciamo a non capirci. Non sono la signora White, sono un'altra Eva. E come mai si ricorda d'avermi visto? Lei ha parlato con la signora White. Quella non sa nulla di me, ma io so tutto di lei. Tutto quello che mi interessa. È certo che a me non importa niente di quel povero tonto là fuori. Il tonto sarebbe il signor White. Ah. Anche lei non lo considera niente, ma finge il contrario perché vuol sembrare una buona moglie. Ma ci sono io a dirle quello che deve fare. Cosa le ha detto? Mandalo al diavolo. Prendi tua figlia e fila al più presto. Questo deve fare. E come glielo ha detto? Gridando forte. Non so se mi abbia sentito o no, ma certo che ho urlato. Un giorno o l'altro quello lo sistemo io. Non voglio mica passare il resto della mia vita con quel piombo. Lei dice che Bonnie non è sua figlia. Oh, via, dottore. Non sta bene aver figli se non si è sposati. Non vorrà fare insinuazioni. Così tra lei e Ralph non c'è mai stato niente. Sì, magari ci prova. E allora dov'era lei quando Bonnie nacque? Sono problemi che riguardano voi, non me. C'è un ventilatore, fa un caldo qui. In qual modo pensa di sistemare Ralph? Vuol saperlo? Mi interessa. Uscirò fuori una volta per sempre. Ha fatto mai del teatro, signorina? No, non proprio teatro, ma ho cantato in un nightclub, in molti. Quali? Beh, uno è qui vicino, il Big Apple. C'è mai stato? No, temo di no. Vanno pazzi per me in quel locale. Ogni volta che ci vado mi chiedono di cantare. Naturalmente devo averne voglia. E se non ce l'ha? Bastano un paio di bicchierini. Ah, può uscire fuori, come lei dice, quando vuole? No, vorrei, ma non posso. A volte ci riesco, a volte no. Però sta diventando sempre più facile, perché lei si fa più debole e io più forte. E uno di questi giorni, detto tra noi, vengo fuori e ci rimango, vedrete. E può tornare a eclissarsi a suo piacere? Sicuro. Adesso ve ne racconto una. Ralph una sera era partito e io me ne andai in un localetto a fare il pieno. Sapete che è successo l'indomani? Lei si svegliò sbronza. Sta fingendo. Avreste dovuto vedere che faccia. Senta, signora White, mi dispiace doverle dire che è inutile. Oh, dottore. Signora White. Il 17 maggio 1952 la signora White entrò nel reparto psichiatrico della clinica universitaria per un periodo di osservazione. Durante le prime settimane si comportò benissimo, non si notava nulla di strano in lei. Ma il dottor Luder non sapeva decidersi quando e se avrebbe dovuto dirle dell'altra personalità che in lei si nascondeva. Del tempo amor la clessidra raccolse e la girò nelle sue mani d'oro. Ogni istante, leggero scivolando, si tramutò prezioso in un tesoro. Amore prese l'arpa della vita, tutte toccò le belle corde d'oro, e la corda dell'io toccata appena disparve dentro il pelago sonoro. È bella, io non la conoscevo. Non so bene che cosa voglia dire, ma mi piace leggerla. Non si affatichi a comprenderne il significato. L'importante è che le piaccia. Vuol leggere questa? Cara dolce morte. Buongiorno, dottore. Buongiorno. Oh, buongiorno, dottore. Come si sente? Molto meglio, grazie. Ha una buona cera, non le pare? Sì, non c'è dubbio. A più tardi, signora. Grazie. Vado in ufficio, dottore. Bene, Lenny. Notizie da Ralph? Sì, è venuto a trovarmi ieri pomeriggio. E come sta Bonnie? Oh, sta bene, è dai nonni. Mi dica francamente, pensa che il suo matrimonio, tutto sommato, sia ben riuscito? Non del tutto. In parte sì, non completamente. Non ama Ralph?
Sì, certo. E allora perché dice che non è completamente riuscito? Chissà. Forse non ho saputo rendere felice Ralph. Non so bene perché, ma a volte lo irrito tanto. E un'altra cosa. Ha mai la sensazione che nel suo intimo, dentro di sé, ci sia qualcuno che lei non può dominare, di cui comunque avverte la presenza? Non so di che parla. Avanti, non la mordo mica. Hai una sigaretta? Certo. Grazie. Di nulla. Perché non entra un minuto? No, lo conosce il regolamento, no? Su, via. Le dico una poesia. Avanti. Non posso trattenermi, però. È uno scioglilingua. Signora White. Sì. Quella sta molto più bene di quanto lei pensa. Cerchi di controllare i suoi capricci. Quali? Non voglio che dia scandalo qui, è chiaro? Sono stufa di stare qui. È un manicomio, eh? No, è una clinica. Non ci sono sbarre né porte serrate, non vede? Dica, è pazza. No, ma è probabile che lei la farà diventare pazza se continua così. Perché? Che c'entro io? Non ho niente da spartire con quella. Ma smetta con quelle esibizioni, sono un dottore. Lo sa che lei mi piace. Senta. Ehi. Perché non ce ne andiamo fuori stasera? Mi infilo qualcosa. Vuol passare tutta la sua vita in un vero manicomio, dietro alle sbarre? Che dice? Semplicemente questo. Se ci prova soltanto, se lei si caccia in qualche guaio, la signora White sarà giudicata pazza. Ma sarete tutte e due a essere rinchiuse. Perché? Se sto benissimo. Perché nessuno può separarvi e non c'è forza al mondo che possa farlo. Dove va la signora White, va lei. Anche in manicomio, se per colpa sua la signora White sarà internata. Un vero manicomio con cancelli, sbarre e camicie di forza. È chiaro adesso? Penso di sì. E le conviene. Perché sarebbe anche la sua fine. Niente più balli, niente più bere, più nulla. Chiaro? Ma anche se non esco fuori, come pensa di risolverla? Non so, non ho idea. Nessuno potrebbe capirci. Sono rarissimi i casi del genere. Ma intanto voglio parlare ad Eva White di lei. E scusi, a quale scopo? Le secca? Non le farebbe altro male. Credeva non le importasse di lei? Non mi importa. Ma penso che se la turba di più, finirà per farla diventare pazza davvero. Ritengo ci sia una possibilità.
È un rischio, ma bisogna affrontarlo. Se il rimedio è nella fusione delle due vostre personalità, la prima cosa logica è di far riconoscere la nuova Eva all'altra, presentarvi, insomma. Presentarci? Ah, dottore, questa sì che è divertente. Senta, sono quasi vestita, andiamo a fare baldoria. Ma signora White, io... Io non capisco. Ho avuto un'altra crisi, vero? Molto breve. Speravo... Forse è meglio le dica con tutta franchezza come stanno le cose. Lei sa che cos'è una personalità multipla? Al dottor Luther non restava altro che spiegare la situazione al marito. Dottore. Come va, Ralph? Bene, grazie. Notizie? Molto migliori. Ha scoperto qual è il suo male? Proprio di questo volevo parlarle. Si accomodi, prego. È un caso singolare. Uno dei più rari nella storia della psichiatria. Davvero? Sua moglie è un caso tipico di personalità multipla. Sì. Ne ha mai sentito parlare? No, mai sentito nominare. Beh, si tratta di questo. Vede, parecchi anni fa, forse quando era ancora bambina, la sua personalità cominciò a dividersi in due diverse personalità. E adesso in lei vi sono due donne di carattere completamente diverso. In parole più povere, la ragazza che lei sposò, la mamma di Bonnie, la brava ragazza di cui si innamorò, è una delle due. L'altra è quella che spaventò Bonnie, quella che comprò quei vestiti, quella della scenata a Chicago. Sa quei mal di testa e tutte quelle crisi? Sì, sì. Beh, vengono quando l'altra, quella che si crede signorina, cerca di uscire fuori. Da dove? Dal corpo. Dal corpo di sua moglie. Oh, chi l'avrebbe detto? Ma vorrei che lei capisse che questa è la vera condizione mentale di sua moglie. Non è finzione, né posa. È più forte di lei. Ciò non significa che non sia pazza. Ah, ecco. Capisce? No. Beh, vediamo se posso spiegarmi in altro modo. Bene. Sarà molto difficile perché nessuno ha mai definito la personalità di una psicopatica. È meglio che venga con me. Sì, signore. Avanti. Abbiamo visite stamattina. Ciao, caro. Ciao. Come sta, Bonnie? Sta bene. Ho pregato Ralph di venire per potergli spiegare la situazione. Perché la aiuti quando uscirà. Sa chi è lui, no? Chi? Ralph? Chi è? Ma è mio marito, dottore. E lei è la madre di Bonnie, no? Certo. Lei è la signora White, è il suo nome. Sì. Bene, posso parlare con l'altra Eva? Certo. Signorina? Che schifo.
Lo conosce quest'uomo? Disgraziatamente. Attenta come parli. È suo marito. Gliel'ho detto 1000 volte. Se vuole glielo ripeto ancora. Non sono sposata. Ma se dovessi sposarmi non mi prenderei uno scimunito come quello là. Ma che gusto ha trovato a dirlo? Dunque Bonnie non è sua figlia. È figlia di lei, lo sa bene. Ho una voglia matta di prenderti a schiaffi. Vorrei che ti ci provassi. A me non mi prendi in giro. No, no, non si arrabbi. Le parli, l'ascolti e mantenga la calma. Cerchi di ragionare. Posso parlare con la signora White? Certo che può. E non mi richiami finché c'è quel tanghero. Signora White. No, niente di grave. Eva. Signorina. Le ho detto che non voglio parlare con lui. Signora White. Dopo averla tenuta in ospedale per 2 settimane, il dottor Luder e il dottor Day si dichiararono soddisfatti dei risultati. Sia l'una che l'altra Eva si erano dimostrate non pericolose per sé o per gli altri. E il 30 maggio 1952 la signora White fu dimessa. Durante quelle 2 settimane, Ralph aveva affidato la figlia ai nonni e si era trovato un lavoro migliore a Jacksonville, in Florida. Ma la moglie non lo seguì. Su consiglio del dottor Luder, affittò una camera mobiliata e rimase in città per sottoporsi ad ulteriori cure. Questa decisione portò ad una separazione che fu causa di conseguenze impreviste. È meglio muoversi, immagino. Ralph, mi dispiace tanto. Oh, non ne parliamo, non è colpa tua. Rovinare tutto così. Ma in compenso guarirai. Lo spero. Non è sicuro? No. Ma che dice il dottore? Dice che farà del suo meglio, che non c'era altra soluzione. E forse... Oh, beh, ci riuscirà, cara. Non promettono mai troppo. Credi davvero? Sicuro, sai come sono. Fanno le cose difficili per darsi maggiore importanza. Certo che ne soffrirò. Mi mancherà Bonnie. Oh, lei sta bene. I tuoi ne avranno cura. Non devi preoccuparti per questo. Sì, ma se non guarisco, potrei non rivederla più. Ma la vuoi smettere? Certo che la rivedrai, perché tu guarirai. Sai, non è che tu sia proprio pazza. Me l'ha detto il dottore. Gliel'ho chiesto io a 4 occhi. Ha detto no. Dice che tu stai bene, che l'unica cosa è quella personalità moltiplicata. Ma che non è pazzia. Me l'ha detto lui, credi? Prometti di non preoccuparti? Proverò. Fa così, andrà tutto bene. Addio, tesoro. Ti manderò degli altri soldi sabato. No, non voglio, non mi servono. Troverò un lavoro. È una buona idea, ma i soldi te li mando lo stesso. Cerca di non strapazzarti. Come no, bellezza? Ragazzi, stringimi, pronti? Ombra, fustaccio! 1, 2! Hold me, honey, won't you? Hold me, hold me, don't let me go. Take me, honey, won't you? Take me. Don't forsake me, I love you so. Hold through me, let your kisses through.
Aspetta un momento, le scarpe. Grazie. Avanti, usciamo di qui. No, ho sete, voglio bere. Ti compro una bottiglia per strada. Strada per dove? Ehi, me lo dai un sorso robusto? Ho un posticino, vieni. Ma di che parli? Sto bene qui, mi piace. Senti, devo tornare in caserma per l'una, muoviti. Di, sei ammattito? Non vengo in nessun posto con te e non so nemmeno di che parli, chiaro? Smetti di farla scontrosa, non t'ho pagato da bere per niente. Va bene, verrò un'altra volta. Che altra volta? Vieni subito, oh, ti faccio vedere io. Piantala! Allora andiamo. Mi fai male. Oh, lasciami. L'hai capito? Mi hai fatto male. Non voglio mi si faccia male. Sai quanto ho scucito finora? $8. E quando io spendo tanti soldi non vado a nanna col cuscino, vuoi capirlo? Perciò piantiamola con le chiacchiere. Che ti prendi? Che razza di scherzo è? Forse sta male. Senti, bellezza. Ah, va a farti fritto. L'abbiamo cercata sabato. Dove è stata? Sono andata a trovare Bonnie. Sarà stata contenta di vederla. Ralph. Ciao. Perché non m'hai avvertito? T'ho fatto una sorpresa. Signor Fox, vuole scusarci un attimo? Certo, signore. Siediti. Sai perché sono venuto? Voglio che vieni con me. Non posso ancora, Ralph. Non sono guarito. E chi lo dice? Il dottor Luder. E so che è vero. Sto anche peggiorando. È lui che ti ha ordinato di andare al Big Apple tutte le sere? No, io non so d'andarci. Non me ne accorgo. Credevi che non lo scoprissi? Ma non me ne rendo conto, te lo Sfido giuro. Sfido che non te ne rendi conto. Come puoi rendertene conto se ti ubriachi tutte le sere? Un tizio che conosco t'ha visto là due volte. Eri una spugna che ballava, t'alzavi le sottane come una sgualdrina. Ralph, il dottor Luder ti ha spiegato tutto, no? È stato chiaro, tu stesso lo hai detto. Senti bene, non so chi di voi è finto, tu o lui, ma qualcuno lo è. Perché sai che ho fatto? Mi sono informato in giro. Ho chiesto a due dottori e sai che mi hanno detto? Che secondo loro è tutta una sporca messa in scena. No, Ralph, è vero, devi credermi. Beh, anche se è vero, vieni via con me. Prepara le valigie e andiamocene. Se non lascio l'albergo per le 10, dovrò pagare per un giorno in più. Ralph, non verrò finché non sto bene. Finché non potrò stare con Bonnie. D'accordo, andremo a riprenderla e starà con noi. Non posso star sola con lei finché non guarisco. Perché non puoi stare sola con lei? Ma perché quella ha già tentato di uccidere Bonnie? La vuoi piantare? Sono stufo! Non voglio altre storie, mi hai capito? Senti, ti prego, parla col dottor Luder per pochi minuti. No, ho già sentito due veri, dottore. E io non vengo! Sai di che hai bisogno? Una buona dose di legnate sul groppone. Te la farei passare io, la pazzia. Non vengo. Non c'è altro da dire. Allora preferisci stare qui a ubriacarti? Non mi muovo finché il dottor Luder non mi avrà guarita. E se io poi non ti volessi più? Non sarà colpa mia. Non posso tornare finché non sto bene. Non vuoi rivedere Bonnie? No, Ralph. Se non sto bene, no. Allora puoi pure scortartene per sempre. Se pensi che voglia essere lo zimbello della gente, ti sbagli di grosso. Se tu fossi pazza, lo capirei. Ma non queste moltiplicazioni. Se non vieni ora, è tutto finito. Siamo intesi? Che posso farci io? Beh, l'hai voluto tu. Thank you.
Avanti. Salve. Dove hai preso quel vestito? Ti piace? L'hai pagato da te. Guarda che lusso, eh? Non te l'avevo mai visto prima. No, perché sei stato via. Perché non mi offri qualcosa da bere? Scherzi? Vuoi tenermi all'asciutto? Non t'ho mai visto bere questa roba. Ci sono molte cose che non mi hai visto fare prima d'ora, eppure le faccio. Mi vuoi dare da bere o no? Non mi sembri molto contento di vedermi. E io che ho fatto tutta quella strada. Liscio. Non mi infinocchi, sai? A cosa vuoi alludere? Sì, ho capito che cerchi di fare. Che? Vuoi darmi ad intendere che sei quell'altra? Quale altra? Sai che voglio dire. Vuoi dire che non sai nemmeno riconoscere tua moglie? Tu non sei Eva. Tu pensi di no? Non ho mai visto Eva fare così davanti a me, mai. Non ti piace? Beh, è un'altra storia. Vieni qui. Vieni accanto a me. Via, non fare quella faccia. Sai che mi piaci? Dove vuoi arrivare? Oh, non fare il furbo. Ho detto solo che mi piaci. C'è qualcosa di male, forse? No, ma io... Prima non mandavi molto. Ma adesso vedo che vai migliorando. Ti trovo più sveglio, sai? Sei proprio... Proprio cosa? Che mi prenda un accidente se ci capisco qualcosa. Non ce l'hai con me, vero? Con te no. Sai che dovresti fare? Cosa? Dovresti chiedermi di venire a Jacksonville con te. Non credo, cara. A lei l'hai chiesto. Lo so, ma non so se è la stessa cosa. Volevi che lei venisse con te o no? Guardalo che grillo è diventato. Sta attento che lo racconta a tua moglie. Ma quale moglie? Tu sei mia moglie. Non la pensavi così 2 minuti fa. Vuoi veramente venire con me? Forse. Stasera non posso, però. Perché no stasera? Perché non ho vestiti per Jacksonville. Possiamo passare da te a prenderli? Sono tutti straccetti. Questo è l'unico vestito decente, ma sta invecchiando. E non potrei partire con un vestito solo, anche se fosse nuovo. Se ti compro un vestito, vieni a Jacksonville con me. Forse, ma deve essere proprio bello. Andiamo allora. Ora? I negozi sono chiusi. Non ti fidi? Sì, ma prima voglio il vestito. Adesso me lo dai un bacino. E poi me lo comprerai? Ah, te l'ho promesso, no? Va bene, ma piccolo però. Oh, ma questo lo chiami piccolo? Ehi. Cosa? Vieni qui. È meglio muoverci ora, no? T'aspetto fuori in macchina. Non tardare molto, eh?
Perché non vieni più vicino? Prima il vestitino. Stavi mica ad aspettarmi. Chiudi la porta. Sono stata a ballare. Vieni qui. Vieni qui. Sei arrabbiato con me? Ammettiamolo francamente, siamo sconfitti. Questa donna sta peggio oggi di quando entrò in questo studio 2 anni fa. A causa del divorzio? No, no, è ben altro. Non credo che il divorzio abbia influito seriamente. Bonnie sola conta per lei, non Ralph o il matrimonio. E questo non è certo incoraggiante. La verità è che nessuna delle due Eve può darci una soluzione soddisfacente. Nessuna delle due è idonea ad essere una moglie o una madre normale, né può essere considerata una persona responsabile. Il predominio dell'una o dell'altra sarebbe un disastro. I ricordi di Eva, l'infanzia, la fanciullezza, forse più la fanciullezza perché cominciò ad avere queste crisi a 6 anni, sono insignificanti, assolutamente normali. Certi pazienti non hanno fantasia. È proprio vero. Non ne avrebbe fatto male qualche terrorizzante esperienza durante l'infanzia, che so, forse uno scheletro in soffitta. Sì? C'è la signorina Eva. Signorina? Mi ha detto così. Gli dica che mi sono addobbata per lui. Si è preparata a festa per lei, con i fiori nei capelli. La signorina Eva in persona. Vuoi tentare ancora l'ipnosi? Per trovare la chiave dell'enigma. Come sta, signorina Eva? Oh, tutte e due, eh? Vuol proteggerlo da me? Affascinante come oggi, non credo che lui lo vorrebbe. Però, anche lei ha una certa classe. La paziente è tua, dottore. Sono troppo vecchio per essere adulato. Ah, ma è proprio galante, non trova? È un bambolone. Entriamo. Penso che con lui andrei più d'accordo. Cos'ha da raccontarmi? Non voglio farla più uscire. Perché? Qualcosa non funziona. Davvero? Ha tentato di suicidarsi ieri sera. Deve avere dei dispiaceri. Come ha tentato di uccidersi? Con una lametta. Io mi sono accorta che stava parecchio giù di morale e quando ho capito che intenzioni aveva sono morta di paura, capirà? Se non mi fossi ripresa a tempo sarei partita anch'io con lei. Continui.
Beh, c'è poco da dire. Eravamo solo in casa ed ecco che lei entra in bagno e ci si chiude dentro. Guardi. Si è tagliata una vena. Io sono uscita subito fuori e le ho fatto buttare via quella lametta appena in tempo. Faceva sul serio? Ne sono certissima. Quanto a me, aspetta un pezzo. Potrei provare a mettere paura a qualcuno, se mi facesse comodo, ma non farei mai sul serio. Lei mi conosce. Capisco. Aveva perso la bussola. Voleva proprio farla finita. Se non fosse stato per me... Ha detto che qualcosa non funziona. Alludeva a qualcosa di più che a un'intenzione di suicidarsi. Altro che... Cosa? Ora anche a me vengono quei mal di testa. E quando hanno fine non ricorda cosa le accade. Mm-hmm. E le dirò che ho anche paura. Posso parlare con l'altra? Certo. Signora White. Eva mi ha detto che lei era un po' giù. Sì, è vero. Le spiace se ricorro ancora all'ipnosi? Se è necessario. Bene, si rilassi ora. Completamente. Conto fino a tre. E lei cadrà in profonda ipnosi. Capito? Su, avanti. Uno. Le sue palpebre pesano. Pesano. Due. Riposi. Tre. Chi è lei? Chi le sembro? Non ho idea. Mi dica lei chi è? Neanche questo so. Vuol scusarmi un minuto? Sicuro. Soffre di cuore? C'è una terza Eva. Un'altra? Vieni. Si ricorda il dottor Day? Come sta, dottore? Lei come sta? Oh, allora lei è il dottor... Luder. Luder, sì, avrei dovuto saperlo. Ha sentito parlare di me? Sì, dalla signora White e da Eva. Non male, mi auguro. Al contrario, dottore, la stimano molto, tutte e due. Allora vuol farci credere che... È una domanda un po' strana, ma... Vuol farci credere che lei non è più la signora White? No, non sono io. Nell'altra Eva? No. Posso chiederle... Qual è il suo nome? Non lo so. Ma conosce la signora White e la signorina Eva? Sì, in un certo senso, ma non credo di conoscerle bene. Ma lei sa che... Sì, ecco... sì, me ne rendo conto. È un po' incredibile questa storia. Credo che abbia trovato proprio la parola adatta per definire la situazione. E mi pare che diventi sempre meno credibile col passare del tempo. Anch'io vorrei capirci qualcosa. Da quanto
So bene che facendo questa domanda rischio di sfiorare il ridicolo, ma da quanto tempo lei è venuta fuori? Non lo so, ma penso che non possa essere molto. Che sa della signora White? Ah, sì, mi chiamerò Jane. Jane chi? Un nome per me, Jane. Ma perché Jane? È bello, no? Così, ora, il dottor Luder aveva tre contrastanti personalità a complicare la sua ricerca di una donna completa ed equilibrata. Ciascuna delle tre viveva, per così dire, una sua propria vita. Qual era la vera Eva White? La frivola e svagata ragazza setata di divertimenti? Ehi, smettila! Non so neanche come ti chiami. Ernest! La sposa quieta e modesta? 111 Brothers. Grazie, un momento. Subito, signore. Sì, glielo passo subito. Pronto? Cosa? Beh, reggiti le brache, tesoro. La linea arriva subito. E questo dove lo metto? Ehi, va bene. Ma tu chi sei? Sbagli numero, cocco. Non c'è niente da fare. Senti, non mi importa chi sei. Molla la linea. O l'attraente giovane donna senza memoria. Quale di esse era la vera Eva White? Non ancora, Jane. A che serve, Ed? Hai detto che mi ami, è vero? Sì, è vero. Allora, ti pare giusto dirmi che mi ami e che non puoi sposarmi senza dirmene la ragione? È così, caro. Non è giusto, ma non posso. Che c'è, amore? Io non voglio perderti così, non voglio, capisci? Sarebbe chiedermi troppo, tu devi dirmelo. Ti prego, non torturarmi più, vuoi? Perdonami, Jane, devo farlo. Io non posso rinunciare a te senza saperne il motivo. Bene, allora, te lo dirò. Hai letto sui giornali circa un mese fa di un caso di multipla personalità, di una donna che ha tre personalità. Sul Chronicle? Sì, per l'appunto. Sì, l'ho letto, è bene. Quella donna sono io. Tu? Sei? È così. Ma no, ma tu stai bene. Dici? Stai bene. Sì, forse io. Ma non le altre due. Le altre due? Certo. Ce ne sono altre due e molto diverse da me. E non so neanche quando si manifestano. Oddio mio. Ecco, ora t'ho detto tutto. Oh no, affatto. Ma nemmeno per sogno. Voglio dire che non mi spaventa. Quanto mi hai detto non conta, nulla è mutato in me nei tuoi riguardi. Ti amo proprio come prima, Jane. E forse anche di più. Affronteremo insieme qualsiasi prova. Ed, ma non capisci, tu sei libero, tu puoi, devi sposarti. Sono io che non potrò mai farlo. Io sono malata. Malata di mente, non posso sacrificarti a me, non posso. Jane. Poi, nel pomeriggio del 17 settembre 1953, la signora White si recò nell'ufficio del dottor Luder per una visita di controllo e vi morì. Come sta, signora White? Non mi sento bene. Entriamo e parliamo insieme, vuole?
sembra stanca? Sì, molto stanca. Ho come una grande debolezza. È la signorina Eva che fa tardi la notte? Sì, penso di sì. Comunque sento di perdere sempre di più la memoria. Potrebbe essere Jane. Lo so. Cosa pensa di Jane? Beh, da quel che ho appreso, spero che tocchi a lei. Tocchi a lei cosa? Vivere. Secondo lei questo succederà, che voi due finirete per sparire. Non crede? Sì, l'ho pensato a volte. Beh, io credo sia così. E penso che sarà Jane. Almeno lo spero. È andata domenica da Bonnie? Oh, sì. È stata bene con lei? Sì, sì, per un po'. Poi ho perso la memoria e mi sono ripresa prima d'andarmene. Poi, quando stavo per lasciare Bonnie, la piccola mi disse: non tornare più come l'altra volta, mamma. Non mi piacevi così. Parlava di Eva. Immagino che quando andai a trovarla il mese scorso, l'altra forse uscì fuori e fu cattiva con Bonnie e forse la picchiò. Ma domenica, quando la bimba disse: torna così, mamma, come sei adesso, ho capito che quel giorno era Jane a manifestarsi e ad essere buona e gentile con Bonnie. E mentre papà mi riaccompagnava a casa, ebbi come la sensazione che non avrei più rivisto Bonnie, che non sarei ritornata più. E avrei voluto correre indietro e stringerla forte a me e spiegarle che la sua mamma era tanto malata. Ma come? Come si può spiegarlo a una bambina? Come si può farle capire che a tornare non sarà più la sua vera mamma, ma un'estranea che le somiglia in tutto? Come fa a sapere che toccherà a lei sparire? Lo sento, dottore, ma ora non mi importa, non più. Non parla così una madre, non rinunzia così alla sua creatura, lo so. Ma vede, se Jane... se lei tornerà, capirà quanto una bambina ha bisogno d'affetto e di comprensione. Ecco perché non mi dispiace morire, perché ci sarà Jane ad aver cura di lei per me. Posso parlare con Jane ora? Sì, certo. Jane? Buongiorno. Buongiorno. Fui io ad uscire fuori domenica. E mentre ero lì, una cosa curiosa accadde che penso le interesserà sapere. Cos'è stato? Beh, si tratta di questo. Bonnie e sua madre quel giorno erano nel cortile. Giocavano a palla, felici, spensierate. Pronta? Bene, eccotela. Bravissima. Un'altra volta, mamma. Bene, prendile. Oh, guarda, è sotto la casa. Lascia, tesoro, la prendo io. Aspetta qui, piccola. Mamma va a prenderla. La vedi? Poi, quando andai là sotto, una cosa strana accadde.
improvvisamente divenni piccola. Ero una bambina intimorita. Sentivo l'odore della terra umida, come tanto tempo fa, e dei ciclamini. Benché non fioriscano i ciclamini ora, intorno alla casa. E ancora non ricorda nulla di quando era bambina? No, nemmeno d'esserlo stata. Pensa che la signora White possa ricordarsi qualcosa? Non ne ho idea. Posso parlare con lei? Se vuole. Signora White. Jane mi dice che quando si manifestò domenica scorsa, mentre lei giocava a palla con Bonnie, la palla finì sotto la casa e lei andò a prenderla. E quando fu lì, ebbe la sensazione di essere tornata una bambina. Una sensazione strana e paurosa, come se fosse già stata là. E questo aveva un significato per lei. Non ricorda, quando era piccola, un'esperienza uguale o simile? No. Può tornare col pensiero a quando aveva 5 o 6 o 7 anni o giù di lì? No, non ricordo niente di simile sotto la casa. Forse con l'ipnosi. Le dispiace? No, come vuole. Va bene, ora chiuda gli occhi. Pronta? 1 2 Ora voglio che pensi a quando aveva 5 anni. Una bambinetta in campagna. Una piccola bimba che gioca attorno alla casa, nel cortile. Talvolta anche sotto la casa, no? Certo. È mai andata là a riprendere una palla? Non ricordo. Era buio sotto la casa? Sì, era molto buio. E aveva paura? No. Va bene, e ora ha 6 anni. Ha 6 anni. Gioca attorno alla casa, nel cortile. Andava ancora sotto la casa a giocare a volte? Sì. Cerchi di ricordare se c'è mai stata una volta in cui le accadde qualcosa quando era là sotto. Non voglio. Non voglio, ti prego. C'era una palla sotto la casa? La mia tazzina. Datemi la mia tazzina blu. La tazzina. Non voglio. No, non mi piacciono tutti quei fiori, ti prego. Mamma, non voglio, c'è troppa gente. Ti prego, mamma, non voglio, mamma, non voglio, mamma, ti prego. Signora White. Che cosa le stava facendo? Eva. Certo, che voleva farle? Glielo dirò quello che volevo fare. Mi interessa una cosa che Jane mi ha detto. Di essere stata sotto la casa di sua madre, quando aveva circa 6 anni. La signora White ne è stata sconvolta. Lei ricorda niente? No, non facevo caso a molto in quei tempi. Lei si manifestava allora? Sì, solo quando volevo fare qualcosa che lei non voleva. Non le ha detto mai delle botte che buscava per cose che non faceva. Come mai è venuta fuori adesso? Io non l'ho chiamata. Non lo so. Senza volerlo, penso. Ricorda qualcosa circa una tazzina blu? Non ricordo proprio niente del genere, gliel'ho detto, ma durerà molto questa storia. Finché non troverò la radice del male. Quanto tempo pensa ci vorrà? Non ne ho idea. Sa che penso io? Cosa? Che non mi diverto più da un po' di tempo in qua. Continua ancora ad uscire, no? Sì, ma non come prima. E Jane, è colpa sua, vero?
Non so. Che ne pensa lei? Vorrei saperne di più su Jane. Che vuol sapere di lei? Non so. Ma non è più come quando conoscevo tutto della signora White e lei non sapeva niente di me e non c'era nessun altro. Così sì che mi piaceva. Ora è tutto cambiato, le pare? Ora c'è Jane. Già. Le piace Jane? Sì, molto. Le piace più di me? Nessuno mi piace più di lei, creda. Non è mai voluto venire a ballare con me. Un medico non esce con la sua paziente, darebbe scandalo. Uscirebbe con me se non fosse un dottore. Ogni volta che volesse. Jane sa tutto quello che faccio? E glielo dice? Quando glielo chiedo, sì. Anche di quel sergente? Sì, me ne ha parlato. Ecco, vede, questo mi secca, che qualcuno debba continuamente sparlare di me. Ma lei mi parla della signora White, no? Sì, ma lei non fa niente. Sa che le dico? Che? Si ricorda di quel vestito rosso, quello molto scollato? E come dimenticarlo? Voglio regalarglielo. Un vestito scollato a me? Voglio che l'abbia lei se succede qualcosa. Cosa dovrebbe succederle? C'è qualcosa. Non so bene che sia, ma qualcosa non va. Lei non pensa che non potrò guarire, vero? Oh, certo che guarirà. Ebbene, io no. Penso che moriremo tutte quante. Eva. Non credeva che sapessi piangere. Non l'aveva mai fatto. Sa, mi ricordo la prima volta che la vidi. Lei fu il primo a cui dissi chi ero, il primo che mi abbia conosciuta. Le piaceva quel vestito rosso, vero? Molto mi piaceva, è un gran bel vestito. Ebbene, glielo voglio dare, perché lei è il solo a sapere quello che volesse dire per me. Lei è il solo. Non so ancora cosa può accaderle, ma... le sono grato per il vestito. Ora posso parlare con Jane? Ma certo. Jane. Addio, dottore. Addio, Eva. Jane? Sì. Che voleva dire, Eva? Non lo so. Ora ricorda nulla della tazzina blu o di sotto la casa? No. Signora White! Sotto la casa! Volle che la baciassi! Volle che la baciassi! No, mamma! Io ti batto! Eva! Avanti, tesoro, è ora di vestirti. Lasciami stare ancora un minuto, mamma. Avanti, Eva. Non voglio venire là sotto a prenderti. Vieni subito, capito? Devi dare l'ultimo bacio alla nonna. Ti mancherà meno così se le dai un bacio, tesoruccio.
Lo sai, no? Ti prego, non voglio farlo. Non voglio farlo, papà. Eva, tesoro. Diglielo tu, papà. Eva, fa quello non che dice. Non voglio. Su, devi farlo, dammi. Tesoro. Su, cara. Non sì, voglio. Lo so, tesoro, soltanto un bacino. Non voglio, mi prego, ho paura. Mamma, su, non posso averlo. Una volta, mamma, così ti sarai sempre vicino. No, no, mamma, non voglio. Ti dai, prego, papà, no, non voglio farlo. Mamma, non lo faceva per cattiveria, mamma. La gente la pensava così a quei tempi. Come se il bacio a un morto facesse dolce l'addio e attenuasse il dolore del distacco. Questo pensava. Le capita spesso di pensare alla morte ora? No. Solo che... la vita è una città piena di strane strade. E la morte è il mercato dove ciascuno si incontra. Solo questo un giorno accadrà. Chi l'ha scritta questa poesia? Shakespeare, mi pare. Dove l'ha imparata? In collegio. Il signor Montgomery ce la recitò un giorno. Chi era il signor Montgomery? Il professore d'inglese. Chi fu il suo primo maestro? Proprio il primo che ebbe appena entrato a scuola. Fu a Fordsville, Miss Bates. E per la seconda classe? Miss Bates per la prima classe. Miss Griff per la seconda classe. Miss Stewart per la terza classe. E poi andammo a Richmond e avemmo Miss Patterson per la quarta classe. Se le ricorda tutte? Devo continuare. Continui. E a Richmond abitavamo alla quinta strada, al numero 37 della quinta, proprio accanto ai Thompson. Rick e Marilou Thompson. E il signor Thompson lavorava alla ferrovia, in officina, perché ricordo che un sabato ci portò tutti a vedere le macchine. Rick, Marilou, Florence e io. Florence è mia cugina. Lo ricordo. Posso parlare alla signora White? Vuole proprio. Signora White. C'è più. Eva? Non c'è più. Eva! Sono scomparse tutte e due. Se ne sono andate e non ci sono più rimasta che io. Lo so, lo sento. E ora ricordo tutto. Ricordo tutto. Mamma e papà e Bonnie. Adesso mi ricordo. Adesso mi ricordo. Questo accadde nell'autunno del 1953. Il 17 settembre 1955 il dottor Luder ricevette una raccomandata per via aerea da Richmond in Virginia. Caro dottor Luder, ricorda che giorno è oggi. Sono passati 2 anni da quel giorno nel suo ufficio. E né la signora White né Eva si sono fatte più vive. Per questo abbiamo deciso che Bonnie può tranquillamente stare con noi. E ora siamo tutti e 3 insieme, Ed, Bonnie e io, in viaggio verso la nostra casa.